Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei mini gattò di patate ripieni di un cuore filante di crescenza. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 4 fogli di pasta filo, 500 g di patate che ho già lessato e schiacciato con lo schiacciapatate, 100 g di mortadella che ho comprato in un'unica fetta e ho tagliato a cubetti piccolini, 70 g di prosciutto crudo tagliato a fettine, 100 g di formaggio crescenza, 70 g di parmigiano grattugiato, un cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato in pezzettini piccolini, ci serviranno 2 tuorli, un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Preriscaldate il vostro forno a 190 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa dobbiamo andare a condire le nostre patate. Aggiungiamo all'interno la bologna, i 2 tuorli, il formaggio grattugiato, la noce moscata, un pizzico di sale e una generosa grattata di pepe nero. Ora con una forchetta andiamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ora prendiamo il foglio di pasta filo. A me piace leggermente più spesso, se no potete usarlo anche singolarmente e rifinire poi i bordi. Andiamo a foderare gli stampini. Io uso questi stampini monouso che si possono utilizzare, sono quelli che solitamente si usano per i muffin. Prendete il foglio di pasta filo, adagiatelo leggermente e premete. E premete tutto attorno a farlo aderire bene ai bordi. Dovrà venirvi così. Ora dobbiamo andare a foderare con il prosciutto crudo i nostri pirottini. In questo modo prendete pure una fettina di prosciutto crudo, piegatela casomai a metà o usatene qualcuno in più, non vi preoccupate, e disponetele una in un verso e una nell'altro. Andiamo a riempire il pirottino con il composto di patate che abbiamo condito prima. Usate pure le mani o il cucchiaio per premere bene il composto all'interno. Con un cucchiaino andiamo a formare un piccolo buco al centro. Piccola noce di crescenza. Ora andiamo a ricoprire il pirottino, la parte del formaggio, con il prosciutto crudo. Fate aderire bene i bordi. E sistematelo su una placca da forno. Continuate così fino a esaurire anche tutti gli altri pirottini. Abbiamo richiuso il prosciutto crudo sulle nostre patate con il cuore di crescenza. Ora vanno in forno preriscaldato a 190 gradi per una quindicina di minuti. Ci vediamo dopo, li sforniamo e ce li mangiamo insieme. Abbiamo sfornato i nostri tortini e noi siamo pronti a gustarceli. Lasciateli intiepidire un attimo anche voi, mi raccomando, perché sono bollenti in questo momento. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, sul sito di cucinaconagnese.it trovate il procedimento e la lista degli ingredienti se li volete fare anche voi. Ci vediamo alla prossima e buon appetito!
Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.